Grazie di cuore, signor Primo Ministro, grazie di cuore Edi. Anche l'altra volta ci eravamo visti in un palazzo fatto da un architetto fiorentino, era Palazzo Vecchio, nella città di Firenze. Io facevo allora il sindaco, Edi aveva appena terminato di fare il sindaco qua a Tirana e quindi ci siamo incontrati in questa veste. Oggi abbiamo cambiato lavoro tutti e due, ma soprattutto vogliamo cambiare i nostri paesi. Vogliamo far sì che i nostri paesi siano sempre di più capaci di costruire quell'ideale europeo. Sì, perché l'Albania è già in Europa, non è ancora dentro le istituzioni europee, dentro i 28, ma non si tratta di fare entrare l'Albania in Europa. L'Albania è già in Europa. Si tratta di allargare le porte della grande casa europea. E dobbiamo farlo perché è giusto, e dobbiamo farlo perché è utile, e dobbiamo farlo perché serve. Innanzitutto è giusto, è utile e serve per l'Europa, prima ancora che per l'Albania o per gli altri paesi che hanno lo status di candidati. È con questo spirito che oggi noi concludiamo il semestre europeo a guida italiana. E abbiamo scelto di concluderlo a Tirana, non a Roma, perché c'è un pezzo di racconto del futuro dell'Europa che verrà. Se vogliamo è anche un pezzo del nostro passato. L'Europa nasce a Roma nel 1957 con il Trattato di Roma e cresce nel corso degli anni e affronta momenti di grande entusiasmo e gioia, momenti di difficoltà. E quando finalmente crolla il muro di Berlino e cambia la geografia dell'Europa, affrontiamo problemi e sfide nuove. Italia e Albania hanno saputo affrontare un momento di grande difficoltà ed oggi sono in condizioni di immaginare il futuro. Mi piace pensare anche per la tradizione, per la storia, per la cultura del vostro Primo Ministro, che l'Europa sia prima ancora che i vincoli di Maastricht, lo spread, i dati economici, prima di tutto questo sia cultura, sia identità, sia orgoglio, sia appartenenza. La stessa che ad esempio prova il mio cuore nell'essere qua in un palazzo creato dal genio fiorentino. Ma credo che sia importante dire nel chiudere questo semestre che o l'Europa si allarga o l'Europa perde una grande occasione. L'Albania è da qualche mese ufficialmente dotata dello status di candidato, noi siamo molto felici, ma non basta. Adesso bisogna correre, bisogna far sì che i negoziati siano veloci e trovo che sia molto molto importante che il popolo albanese sappia che l'Italia sarà sempre e comunque il primo sponsor, il primo partner, il primo amico di questo progetto. Naturalmente, lo ha detto Edi Rama con molta chiarezza, dipende da quello che verrà fatto anche dai singoli stati. Credo che sia molto importante il lavoro intelligente, di visione, che Albania e Serbia stanno facendo in questo momento. E il 23 gennaio prossimo i ministri degli esteri saranno di Albania, Serbia e Italia saranno insieme a Roma. Spero di poter ricevere insieme anche i primi ministri per una trilaterale a livello di capi di governo nei mesi successivi, nelle settimane successive. Io prendo l'impegno di sottolineare e evidenziare con grande forza di fronte al Parlamento europeo, al Presidente della Commissione, che non c'è futuro dell'Europa senza l'allargamento. Questo è dunque il primo tema che vogliamo porre. Siamo qui per chiudere il semestre, siamo qui per aprire una storia nuova e per aprirla insieme. C'è però anche la grande storia di un'amicizia bilaterale, di un rapporto bilaterale. Il rapporto di amicizia tra Edi Rama e me si è appena concluso con le sue battute contro la Fiorentina e la Champions League. Cercheremo di recuperare, io c'ho anche l'orologio viola e lui mi ha regalato una cravatta viola, come capite
non siamo per niente tifosi, però al di là delle battute, la collaborazione e la amicizia con tra i due popoli deve essere fortificata. Bene questa misura, lo dico anche per i giornalisti italiani, questa misura che è prevista nella legge di stabilità, che necessita adesso soltanto di un decreto attuativo, quindi la legge è già legge, entrerà in vigore dopodomani. C'è bisogno di un decreto attuativo che farà il ministro Lupi, lo abbiamo sentito in queste ore, è un decreto attuativo che farà nel giro di qualche settimana, quindi Edi scherzando diceva che è un problema che si protrae dal 1954, quindi ci abbiamo messo 60 anni ma l'abbiamo risolto. Bisogna non fare le cose troppo in fretta, come diceva quello. Primo punto. Secondo punto, i due ministri del welfare e del lavoro proseguiranno con i tavoli tecnici per il riconoscimento delle pensioni. Credo che sarà importante cercare di difendere la cattedra aperta alla sapienza di lingua albanese e credo che sarà di albanologia più correttamente. E credo che sarà molto importante anche da parte nostra fare un ulteriore sforzo, grazie anche all'amicizia del governo albanese, per affermare con ancora più determinazione la presenza dell'italiano in Albania. Anche qui per i giornalisti italiani, nella legge di stabilità, così faccio lo spot della legge di stabilità, visto che non se ne è parlato tanto se non per piccole cose, per la prima volta c'è un contributo importante che andrà a crescere nei prossimi anni per lo studio della lingua italiana all'estero, non soltanto attraverso i canali tradizionali. Qui la lingua è stata resa particolarmente presente dalla televisione, oggi siamo alle TV satellitari, per cui non abbiamo più il monopolio delle lingue straniere. È molto importante dunque che il sistema educativo, ne parlavamo con l'ambasciatore, possa continuare a offrire delle occasioni, così come noi confermiamo e siamo certi della collaborazione del governo albanese e la volontà di collaborare sui settori industriali a partire dall'idroelettrico, a partire da tutti i vari settori su cui abbiamo aperto delle questioni insieme al governo albanese. Allora, concludendo, qualcuno diceva che sarebbe finita la storia e in realtà la storia non è finita. Dopo il muro di Berlino qualche sociologo, qualche storico, anzi più correttamente, scrisse un interessantissimo volume, La fine della storia. Non è finita la storia, è cambiata però la geografia è cambiata, l'area dei Balcani sa bene quanto sia cambiata la geografia, non soltanto con la moltiplicazione degli stati, ma anche con la centralità di nuovi problemi. Quando qualcuno mette in discussione l'ingresso dell'Albania e di altri paesi dei Balcani dentro l'Unione Europea, quel qualcuno sta sbagliando tutto, perché è assolutamente fondamentale di fronte alle sfide geopolitiche che abbiamo di fronte che l'Albania non sia soltanto parte dell'Unione Europea, ma sia cuore dell'Unione Europea insieme a tutti noi. E allora, di fronte alla non fine della storia, ma cambiamento della geografia, la politica estera italiana ha due grandi capisaldi. Il Mediterraneo come luogo del Mare Nostrum, e per questo abbiamo fatto in questi primi mesi tante iniziative, da Tunisi ad Algeri al Cairo nel Mediterraneo, e i Balcani come luogo che è stato per un secolo luogo di guerra e che oggi è luogo di pace. Ecco, finisco su questo. In Galles con Edi abbiamo discusso di lui ha fatto un bellissimo intervento durante l'incontro in plenaria con Obama, Cameron e tutti gli altri, perché ha sottolineato come nel 2014, 100 anni dopo Sarajevo, 100 anni dopo la Prima Guerra Mondiale, si poteva finalmente vedere un'area, quella dei Balcani, capace di essere costruttrice di pace e di occasioni di sviluppo, forse per la prima volta. E ha colpito molto tutti noi. Mi piace pensare che questo 14 finale, il 2014, che se ne sta andando, a proposito, auguri di buon anno a tutti, possa essere una grande occasione per l'Europa per essere sempre di più la casa della speranza e non soltanto un luogo di cui parlare a proposito dei vincoli, perché se rendiamo forte il sogno europeo siamo capaci di
dare alle nuove generazioni entusiasmo e credibilità. Se invece perdiamo l'occasione di essere noi stessi, tradiamo il nostro passato e, cosa ancora peggiore, tradiamo il nostro futuro. Noi siamo qui oggi, il 30 dicembre, per dire che abbiamo tanta voglia di un futuro insieme. Per questo, caro Eddy, grazie di cuore. Ci rivedremo naturalmente in Italia, e non soltanto in Italia, anche in Albania, ma ci rivedremo soprattutto al lavoro insieme, perché l'Albania stia di casa in Europa e l'Europa sia di casa tra i cittadini e le cittadine, smetta di quindi essere soltanto un luogo della burocrazia, ma sia il luogo della speranza, come noi abbiamo cercato di renderlo in questo semestre. Assolutamente fondamentale il ruolo dell'Albania, ho cercato di dirlo, non è casuale che noi siamo qui, è anche la dimostrazione che in qualche anno è cambiato totalmente il rapporto tra la comunità albanese e la comunità italiana. È cambiato veramente tutto e questo è molto bello, è una storia di integrazione e di successo. Per noi l'Albania oggi è un partner naturale, è un player fondamentale nell'area dei Balcani, ha una leadership intelligente, visionaria e carismatica, e non solo perché Eddy ha fatto il sindaco, ma perché o perché è un uomo di cultura, ma perché le sue riforme sono le riforme che servono all'Albania e non perché lo dice l'Europa, ma perché servono al popolo albanese. È evidente che per noi voi siete un interlocutore naturale ed è una cosa anche molto bella che questo accada dal punto di vista innanzitutto identitario, comunitario. Tra l'altro è anche molto bello che ci sia un'integrazione tra le tante storie familiari che in questi anni si sono create in Italia, dove ci sono molti, non soltanto cittadini albanesi che si sono stabiliti, ma anche famiglie dove ormai è abbastanza frequente vedere nelle squadre di calcio dei pulcini dei bambini che sono nati spesso in Italia, ma non necessariamente, che sono figlie di una storia di immigrazione che era un grande problema nel 97-98 e che oggi è una storia di assoluta tranquillità e successo. Ovviamente questo non fa sottovalutare la questione economica, abbiamo discusso di alcune possibilità e prospettive, alcune le abbiamo anche dette. È chiaro che si tratta di impostare una scommessa che sia una scommessa di integrazione con un'operazione che sia win-win, vittoriosa per entrambi. Se poi su questo riusciamo anche a inserire ulteriormente, laddove possibile, se possibile, partnership con le realtà serbe a tre, sarebbe ancora più interessante, ma sicuramente, intanto partendo dalle questioni albanesi, tante sono le aziende, soprattutto direi piccole e medie presenti qui, tanti sono i lavoratori albanesi in Italia, noi vogliamo contribuire a implementare questa storia. Buongiorno Presidente Lama, buongiorno Presidente Renzi. E la prima domanda è sull'attualità, diciamo, a proposito di la prima che corrisponde all'ultima. È l'ultima. Questa idea sì. Di fare ogni volta sei una domande. A lei e una al Presidente Lama. Perfetto. Delle volte dice una domanda e poi ne fanno quattro. No. E le sfide appena vissute insieme, una sicuramente è quella della tragedia in Adriatico, delle traghette in fiamme. Un bilancio di questa anche collaborazione che c'è stata Italia ed Albania insomma, sui fatti positivi e quindi il fatto di aver salvato e evitato quella che poteva essere un'ecatombe, come ha detto il Presidente, e sulle ombre, sulla sicurezza, sui tanti interrogativi aperti su una nave adesso che non si capisce con centinaia di persone, che è un'altra situazione, comunque sulla sicurezza nel mare Adriatico. E al Presidente Lama, ma se anche il Presidente Renzi vuole rispondere, quanto la crisi greca può incrinare quel sogno europeo che insieme avete appena esposto? Io rispondo alla mia, che è la seguente. Noi siamo molto molto vicini con le preghiere, con l'affetto, con la solidarietà alle famiglie delle vittime, naturalmente alle famiglie dei nostri connazionali che hanno perso la vita e hanno perso un congiunto e alle famiglie di tutti i cittadini che hanno perso la vita alla luce di ciò che è accaduto dell'incendio del Norman Atlantic, così come un pensiero va alle famiglie dei marinai turchi che sono morti al largo di Ravenna. È stata una domenica veramente difficile. Rispetto alle cause
di ciò che è accaduto sarà la magistratura a fare chiarezza, e naturalmente sono grato a Edi, al Presidente Rama, al Primo Ministro Rama, perché la collaborazione è stata una collaborazione immediata, sia nelle ore difficili. Il Ministro della Difesa ha preso contatti con il Ministro Pinotti, a un certo punto le acque erano acque albanesi, già, quindi è stata una collaborazione molto forte nell'emergenza anche con il Primo Ministro Samaras. Poi nella collaborazione di queste ore esprimo le mie condoglianze alle famiglie dei due operatori, dei due lavoratori albanesi che hanno perso la vita questa notte, questa mattina, nelle operazioni di soccorso. La vicinanza mia e del governo italiano al governo albanese. C'è poi un tema di orgoglio, non suoni come una parola in contraddizione, dopo le parole del dolore, della difficoltà, del disagio, c'è l'orgoglio per quello che hanno fatto le donne e gli uomini di tutte le istituzioni albanesi, greche, e per quello che mi riguarda delle istituzioni italiane, la Marina Militare, le Capitanerie di Porto, l'Aeronautica, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, tutti coloro che sono intervenuti in questa difficilissima situazione. Ci sono stati momenti di eroismo, tecnicamente parlando si è trattato di eroismo, più di 400 vite salvate in condizioni meteo decisamente proibitive e impedendo che l'incendio propagasse in modo inarrestabile. Lì sarebbe stata davvero un'ecatombe. Ovviamente questo non restituisce a chi ha perduto un parente il dolore o il parente, naturalmente. Quindi ci vogliono parole di grande prudenza e di grande rispetto per i morti e per le loro famiglie. Però c'è anche la convinzione che il salvataggio, per come è stato effettuato in quelle condizioni lì, vi garantisco che quando alle 2:30 della notte, tra domenica e lunedì, ci hanno detto che la situazione stava precipitando, che l'incendio era ripreso, che le fiamme vive si vedevano chiaramente da tutti i rimorchiatori, che poteva esserci il rischio di far passare il messaggio dell'abbandonare la nave alle 2:30 di notte in quelle condizioni, con ancora 320-330 persone a bordo. La situazione era decisamente drammatica. È stato fatto un grande lavoro, un lavoro di cui andare orgogliosi, e quindi la magistratura faccia chiarezza, lo farà. Il pianto per le vittime e anche la consapevolezza che in un momento di difficoltà Grecia, Albania, e io dico naturalmente per quello che ci riguarda soprattutto l'Italia, hanno dato una dimostrazione di efficienza al limite dell'eroismo, merito delle persone che hanno lavorato. Io per questo ho voluto non essere ieri alla conferenza stampa, ma nei prossimi giorni e settimane vorrò incontrare il pilota dell'elicottero che è stato ore a fare la spola, l'equipaggio dei mercantili che sono stati dirottati e messi lì per ore, e conservo alcuni messaggi di amici che erano per caso passeggeri nei traghetti, non del traghetto Norman Atlantic, ma dei traghetti dirottati, che hanno detto: vedere all'opera con quelle fiamme, in quella condizione di mare, in quella condizione di vento, in quella condizione meteorologica, nostri connazionali al lavoro in quel modo, è un elemento che ci rende orgogliosi della qualità di questo lavoro. Naturalmente grazie alle autorità albanesi per la piena collaborazione che continuerà nel rispetto delle indagini che la magistratura ha già aperto.